andrà tutto bene. E un coloratissimo arcobaleno accompagna questa frase diventata uno slogan in questi giorni. Un ritornello spesso tra sospeso tra certezze e speranza, dove la certezza talvolta mostra i muscoli per esorcizzare la paura e la speranza talvolta ha il fiato corto dell'ansia. Eppure, come cristiani, non possiamo tacere questa persuasione. Andrà tutto bene. Lo dobbiamo affermare con un sorriso ai bambini che osservano le nostre reazioni e che ascoltano apparentemente distratti i nostri discorsi. Lo dobbiamo dire con gratitudine a tutti coloro che si stanno dando da fare per affrontare con ordine, concretezza l'emergenza che stiamo sperimentando, senza sbilanciarsi in critiche ideologiche o in arroganti pretese soluzioni. Lo dobbiamo sussurrare con rispettosa umiltà a chi si sente disorientato e anche spaventato, soprattutto a chi sente che la morte è un orizzonte ormai vicino. Andrà tutto bene. Ma chi è quell'irresponsabile illuso che può pronunciare convintamente, senza ombra di dubbio, queste parole? Ho avuto un inatteso maestro per comprendere l'esperienza della fede. Un bambino di 4 anni. Vi descrivo la scena. In parrocchia era stato necessario abbattere per motivi di sicurezza un grande albero. Il tronco steso a terra era diventato il gioco preferito dei bambini. Ed ecco un pomeriggio un piccolo che dall'altezza di circa 1,5 metri si lancia. Non si lasciava cadere, si lanciava con il volto sorridente, con le braccia aperte, protese in avanti e gli occhi fissi in un punto. Quel bambino guardava il volto di suo papà, che era lì, pronto a prenderlo al volo. Un papà consapevole, non traditore della fiducia che il figlio riponeva in lui. E più volte questo gioco si è ripetuto. Vi confido che dopo il primo istante di apprensione per la sicurezza di quel gioco ho provato un po' di invidia. Se riuscissi anch'io ad avere una fiducia così nei confronti di Dio, uno slancio così semplice e gioioso verso Gesù, una fede così nei confronti del Padre di Gesù e Padre nostro. A questo ci richiama la parola di Dio in questa terza domenica di Quaresima, così anomala da tutte le altre, così come è strana la vita di questi giorni. Così abbiamo ascoltato. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se rimanete, se dimorate, se abitate nella mia parola, dentro la mia parola, se la mia parola, che sono io, ci dice Gesù, diventa la vostra casa, il luogo dove sentirvi accolti, liberi da maschere, allora siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Abitare la parola di Gesù, avere familiarità con Lui, produce questo effetto meraviglioso. Si comincia
e si cresce nell'avere fiducia in colui che ci fa conoscere come padre. Quel padre che lui, Gesù, conosce intimamente, dal quale proviene, con il quale dialoga, che loda, che benedice, che ringrazia, al quale obbedisce perché si compia la sua volontà, al quale innalza costantemente lo sguardo, al quale si rivolge nell'ora più buia della sua vita e nelle cui mani affida la sua stessa esistenza. Questa è la verità che ci libera. In Gesù Dio ci è Padre. Verità che libera dalla paura di Dio. Quando questo ha il volto distorto dalla realtà, che libera dalla sfiducia, che induce a domande vuote e a conclusioni false, perché figlie di parole menzoniere che hanno il maligno come padre. Una verità che libera fino al punto non soltanto di ascoltare, ma di credere profondamente, riponendo una grandissima fiducia sorridente alle parole. Se uno osserva, se uno cammina nella mia parola, non vedrà la morte eterna. Non vedrà la morte come futuro definitivo della propria esistenza. Andrà tutto bene, davvero. Con il tuo Santo Spirito irrobustisci la nostra fede, Signore Gesù. Alimenta la nostra speranza. Rendici audaci nella carità. Andrà tutto bene.